Alla Biblioteca Nazionale Universitaria a Torino è visitabile fino al 27 giugno la mostra Ex Voto e Sindone, antiche illustrazioni e figure devozionali, promossa e organizzata dal Consiglio regionale. Al centro della rassegna una selezione di documenti antichi custoditi dall'Ufficio Fondi Antichi della Biblioteca, testimonianze storiche dal 500 al 700 a tema sindonico, stampe, manoscritti, frontespizi, volumi, spartiti che appartengono alla storia della Sindone, intrecciata con quella della dinastia Savoia, che ne era orgogliosa proprietaria. Accanto alle oltre 80 riproduzioni fotografiche di tavole votive, sono esposti numerosi ex voto originali provenienti dal Museo degli Ex Voto di Dogliani, dalle collezioni dell'Associazione Amici di Bene di Benevagenna e da asti prestate dall'Ufficio Diocesano dei Beni Culturali della Curia. La Sindone è presente già in antico proprio come testimonianza della fede e della devozione dei Savoia e come dimostrazione del potere dinastico della casa regnante. A partire dalle prime e più importanti attestazioni, come un manoscritto datato approssimativamente al 1506, abbiamo poi altre testimonianze antiche come la prima esposizione sindonica torinese, quindi dopo il trasferimento della Sindone da Chambéry a Torino, voluto da Emanuele Filiberto, ed è rappresentato da una stampa antica del 1578. E poi inoltre anche il primo libro a stampa, che è di Filiberto Pingone, che ci racconta proprio la tradizione e le vicende inerenti il Sacrolino. Gli ex voto vengono consegnati ai santuari per grazia ricevuta. Servono a noi sociologi e antropologi per studiare le trasformazioni sociali, economiche, culturali che hanno investito la regione Piemonte negli ultimi 5 secoli. Abbiamo esposto ex voto di guerra, ex voto invece ci raccontano degli incidenti sul lavoro, abbiamo ex voto che riguardano la malattia. Più del 50% delle tavolette votive presenti nei santuari piemontesi sono infatti ex voto di malattia, che era una delle principali cause di morte nel nostro territorio.